Questo programma è realizzato in collaborazione con Banca Monte dei Paschi di Siena, Pianigiani Rottami. Buongiorno a tutti, Passione Palio, noi ci siamo, bentornati al nostro appuntamento come ogni mattina con il primo format della giornata presente e passato, in diretta da Piazza del Campo in una giornata, un 15 agosto davvero particolare che vi racconteremo strada facendo. Io saluto tutti coloro che ci stanno seguendo da Siena TV, canale 90 del digitale terrestre e in streaming radiosienatv.it e tutti coloro che invece ci stanno seguendo dalla radio, Radio Siena 92.2 e 93.7. Come ogni mattina partiamo con la rassegna stampa per dare uno sguardo ai quotidiani di oggi e ai principali temi della giornata. Per farlo vado a salutare il nostro ospite anche per oggi che è Aldo Tani. Buongiorno Aldo. Buongiorno Matteo. Collega della nostra emittente e anche del Corriere Fiorentino. Allora, uno sguardo a quelli che sono un po' i giornali. Partiamo dalla Nazione, la cronaca di Siena: il Covid fa paura, 5 nuovi casi. Si parla appunto del ritorno del Covid, un tema del quale abbiamo trattato anche in questi giorni, ma insomma al centro c'è, come vedete a pagina 2, scuola, test sierologici su tutto il personale. A un mese dalla riapertura la ASL lancia la campagna sicurezza, un eventuale caso positivo farà subito scattare tampone e quarantena. Dicevamo, tema della scuola, un tema molto importante. Sì, è un tema molto caldo perché questa data del 14 settembre, che è la data prevista per il ritorno in classe, si avvicina, però non ci sono certezze, insomma. Le famiglie dicono va bene, si mandano a scuola, ma con quali garanzie? Perché al momento non si sa il rientro, non si sa i tempi, quanto ci potranno stare, sembra che il tempo pieno per ora sia difficile da effettuare o altri particolari che per chi sta a casa sono importanti, ma sono 6 mesi che la scuola è chiusa all'incirca e ancora non si sa quando, anzi quando si sa, non si sa come si tornerà in classe. Credo che chi deve decidere ha preso tutto il tempo possibile, però ora è arrivato il momento di mettere dei paletti perché la scuola è veramente importante. Sappiamo tutti che non è un traino economico rispetto ad altri settori che hanno già riaperto, infatti siamo ancora chiusi, però è bene chiudere la vicenda prima possibile perché servono risposte. Certo. E questa probabilmente dei test serologici è una prima risposta, però ecco, poi bisogna andare nello specifico e dire si torna in classe in queste condizioni e si torna in classe, sicuramente si torna in classe. Certo, questo dovrebbe essere appunto il punto principale. E poi appunto dicevamo del ritorno del Covid, 5 nuovi positivi, sono tutti casi di rientro dall'estero, salvo una senese tornata da un viaggio in Sardegna, isolamento per 33 persone dopo i contatti. Qui si apre appunto un'altra tematica che è quella dei viaggi all'estero, che è chiaro che in questo periodo sono più rischiosi. No, sono molto rischiosi, si sta vedendo che c'è un'impennata dei contagi su tutto il territorio nazionale dovuto a persone che tornano dall'estero. Purtroppo l'Italia per fortuna ha avuto un'attenzione maggiore in un determinato periodo, all'estero sembra, almeno da racconti anche che fanno le persone che sono state non contagiate o comunque che sono state a contatto con persone contagiate, non c'è questa attenzione e ne stiamo pagando le conseguenze. Ieri credo ci sia stata un'ordinanza regionale che obbliga a un periodo di quarantena le persone che tornano a determinati paesi, e non sono 2 o 3 paesi, sono tanti paesi e sono paesi vicino a noi, quindi, ma per prendertelo uno, per la Spagna, certo, che è un paese molto gettonato che sta vivendo una crisi importante, e l'Italia purtroppo non è rimasta immune e di riflesso ha visto aumentare i contagi in maniera esponenziale, e questo sappiamo tutti che cosa implica. Implica una serie poi di contromisure che rischiano di ribloccare il paese,
anche se non chiaramente in lockdown, perché questa è una cosa che a mio parere non vedremo mai più. Certo, andiamo avanti, sfogliamo le pagine della Nazione di Siena, troviamo la cronaca, salta sul tetto di un'auto denunciato quindicenne, testimone racconta tutto alla polizia, intanto la municipale chiude il cerchio, 24 giovanissimi multati nella zona di Salicotto, il ragazzino si è lanciato da un muretto sulla vettura di un senese. Ecco, questa è un po' la tematica. Ieri con te, ieri. Usavamo la parola disagio e io credo ci sia un disagio giovanile importante. Ieri abbiamo visto appunto il caso del ragazzino che sputava sulle vetrine, è stato costretto a pulire, qui l'altro quindicenne che salta sopra il tetto di un'auto, qui forse il discorso diventa più profondo. Sì, non so se si sfidano per avere una medaglia d'oro a chi fa la cavolata, scusate l'espressione, più importante, però credo che se a 15 anni ti metti a saltare sul tetto di una macchina, come hai detto te, c'è un problema di base, molto più profondo, perché comunque credo che anche in un'estate particolare in questo modo ci siano mille attività da fare e non è questo di certo il modo per passare le giornate. Ed è bene che le forze dell'ordine siano presenti e che non lasciano passare questi episodi, perché poi alla fine da questi episodi si passa a un altro tipo di episodi e abbiamo visto che la zona tra Salicotto e Piazza del Mercato è molto gettonata e non per fatti positivi. Alla pagina successiva troviamo piante di marijuana trovate nell'orto, i carabinieri erano stati chiamati per una lite ma hanno scoperto l'inconsueta coltivazione, sono state sradicate e adesso sarà la procura a valutare le conseguenze. Alla pagina successiva invece, Aldo, troviamo un po' la parte dedicata alla politica, che insomma è un tema sempre più caldo. Ieri c'è stata la presentazione a Siena di Tommaso Fattori, candidato presidente di Toscana a Sinistra, noi la vera alternativa ai candidati di Renzi e Salvini, queste le sue parole, con il tema Monte dei Paschi, e proprio ieri stavamo dicendo che tutti i vari candidati stanno dando delle indicazioni su questo tema, che dice Banca Monte dei Paschi deve restare statale. Sì, però questa io credo sia una non soluzione, è chiaro che avere l'ombrello dello Stato ti dà garanzie del non fallimento e ti dà la garanzia di avere una copertura maggiore per gli scossoni che potranno venire anche nei prossimi anni, insomma leggevamo ieri che ci vorrà fino al 2022 per riavere i conti in ordine, sempre che riescano a tornare in ordine entro il 2022, anche per quello che è successo per via del Covid, ma non è quello che poi chiede l'Europa e quello che vorrà l'Europa, quindi vanno trovate altre strade. Vediamo l'unico tema su cui sono d'accordo con i candidati, perché dicono tutti la stessa cosa, sapendo che non è possibile questa cosa, perché certo. Il 2021 è un termine che era stato dato anni fa, ti ha permesso di sopravvivere, ti ha permesso di fare varie misure, non credo che si possa andare oltre e credo anche i candidati, sapendo che, come ripetono sempre, MPS è la prima azienda della Toscana, entrino nello specifico e anche loro diano delle soluzioni, anche se poi chiaramente non starà a loro prendere le decisioni, però ecco, ripetere che MPS deve diventare statale, deve restare statale, mi sembra abbastanza un'ovvietà che però poi non porta a niente. Certo, vengono appunto via via in questi giorni presentati i vari candidati, ieri è stata la volta di, come detto, Tommaso Fattori con la sua lista presentata qui a Siena, c'erano Lia Valentini, Michele Vittori, Tommaso Fattori, Roberto Fondelli, Sabrina Pirri, era assente Fiorenza Bettini che dovrebbe essere l'altro nominativo. In taglio basso Manganelli in Fratelli d'Italia è un ritorno a casa, l'ex vice coordinatore provinciale di Forza Italia, scelta maturata a lungo, quindi poi ci sono appunto anche dei movimenti. Sì, ora ci sono tutti una movimentazione politica, perché chiaramente anche se passa sotto traccia, come dicevamo ieri, perché agosto, perché probabilmente le elezioni regionali non sono così sentite, però chiaramente lo spartiacque del 20 e 21 settembre, quindi quello che succederà dopo, cambierà diverse cose anche nel quadro politico provinciale e regionale. Sono convinto che anche a livello di consiglio comunale le acque sono ferme
anche se ci sono state varie mosse nel centrodestra, ma dopo che sarà passato questa barriera assisteremo a qualche movimentazione, perché comunque ci sono delle alleanze, soprattutto nel centrodestra, che sono molto leggere e stanno scricchiolando alcune formazioni. Alla pagina 9 troviamo il caso dell'Antenna, soprintendenza che appunto interviene, dice Antenna, adesso ora un'alternativa. Insieme al Comune sonderemo la possibilità di una diversa soluzione, meno impattante, che preservi il patrimonio monumentale. Gli abitanti del condominio hanno incaricato un perito e quindi ecco, sembra che ci possa essere questa soluzione al caso Antenna. Sì, appunto, sembra è la risposta a quello che dicevamo ieri, cioè ora interviene la sovrintendenza, va trovata un'alternativa, però ecco, non credo che quel pennone sia stato, cioè è chiaro, se viene messa un'antenna del genere è perché dà una potenza di segnale tale, certo, che copre un'area molto vasta, se no chi l'ha installata, non so quale sia la compagnia che l'ha installata, avrebbe messo un'antenna sicuramente meno impattante se dava le stesse garanzie. Quindi è chiaro che la sovrintendenza è chiamata a intervenire perché è stata interpellata da chi di dovere, però poi le soluzioni, se si vuole lo stesso servizio, perché poi si vuole anche lo stesso servizio, le dovrà trovare nello specifico la compagnia che ha installato l'antenna, e credo che avrebbe fatto diversamente se fosse stato possibile. Alla pagina 11, speciale Palio, tra l'altro oggi sulla Nazione c'è uno speciale Palio molto ampio, proprio insomma, un inserto a parte che vediamo tra pochissimo. Orgoglioso di voi, esempio per il mondo, eccolo qua, abbraccio ideale del sindaco De Mossi alle contrade durante l'omaggio del Cero alla Madonna in Duomo avvenuto a porte chiuse. Ieri lo abbiamo seguito in diretta, abbiamo parlato ampiamente, questo è un po' il messaggio che ha voluto lanciare il sindaco De Mossi. E poi ci sono le parole dell'arcivescovo, una bella città che deve partire dalle sue ricchezze e dall'unità per superare le difficoltà. Arcivescovo Paolo Lo Iudice, che oggi sarà ospite qua nei nostri studi, quindi tra poco lo avremo qua con noi, in una giornata importante. Ieri abbiamo visto appunto la cerimonia del corteo dei Ceri, oggi la consegna del Mangia alla Sanità Senese, parleremo di questo tra pochissimo. Poi nelle pagine successive si parla delle varie iniziative nelle contrade, ma lo andiamo a vedere tra poco. Adesso ci fermiamo, piccolissima pausa, e poi saremo di nuovo insieme. Come promesso, eccoci di nuovo insieme in diretta qui da Piazza del Campo, dai nostri uffici di Chianti Banca, che anche oggi voglio ringraziare per l'ospitalità. Come promesso, andiamo avanti a sfogliare le pagine della Nazione di Siena. Siamo a pagina 12, Selva, statue di Remorex e nuove bandiere. Il priore Marini auspica che la contrada mantenga il senso di coesione già dimostrato, giovani impegnati anche se non c'è il palio, tema già trattato ampiamente, Aldo, con tutte le varie iniziative nelle contrade. E poi si parla di cene, il bruco si ferma a 300, tanti sono andati in ferie, questo ovviamente insomma in un ferragosto particolare, molti sono senesi che hanno abbandonato la città. Come ha detto il sindaco più volte, quando gli veniva chiesto del palio straordinario, quando anche noi purtroppo non ci abbandonavamo all'idea che il palio non si potesse fare, lui ha sempre risposto: Siena comunque c'è stata perché le contrade hanno ripreso a correre e hanno fatto veramente la propria parte in tutto e per tutto, restando vive. E credo la dimostrazione lo abbiamo anche in questi giorni, e l'abbiamo avuto con le manifestazioni come può essere la processione del Cero, che comunque sono importanti da conservare nonostante non ci sia il tufo in piazza, perché comunque queste sono cose che fanno parte della comunità senese e che devono andare avanti sia che non ci sia il palio sia che ci sia, come oggi assisteremo alla cerimonia del Mangia, che è un altro momento importante al di là poi di tutto quello che è successo e del premio a chi verrà conferito, e comunque è un riconoscimento importante.
E allora oggi il Mangia Blindato, ecco i nomi delle scotte nel picchetto d'onore durante la premiazione di Giovannini, anche Cusi che ha isolato il virus, medaglia per il volontariato senese, quindi ecco come detto è il giorno del premio Mangia, qui viene assegnato in Piazza del Campo, in una cornice insolita, anzi con le nostre telecamere possiamo anche andare a scoprire già, a vedere il palco che è stato allestito alle 11.30, la diretta ovviamente su Radio Siena TV, il palco che vedete già montato proprio sotto il Palazzo Pubblico. E questo il appunto un riconoscimento importante, Aldo, per quello che la sanità senese fa e ha fatto in questo periodo. È veramente un riconoscimento importante, è giusto che sia stata conferita a chi si è speso in prima linea per aiutare tutti noi a debellare l'emergenza sanitaria nel possibile, nella loro possibilità, in quello che potevano fare in prima linea. Ricordo purtroppo c'è stata una piccola polemica all'inizio perché il volontariato si è sentito trascurato e messo da parte, perché comunque diceva anche noi abbiamo fatto la nostra parte e sappiamo quanto è importante il volontariato su Siena, e forse sarebbe stato il caso di assimilare chi si è speso per il volontariato a chi è stato in prima linea e dare a tutti il Mangia e non fare un premio di serie A e un premio di serie B, anche se poi non è questa l'intenzione chiaramente, però è brutto in un'occasione del genere qualcuno che si spende proprio a livello personale, senza chiedere niente in cambio, si sia sentito messo da parte, perché comunque non credo sia stata questa l'intenzione chiaramente del concistorio del Mangia. Certo, assolutamente. La pagina successiva, Gianni innalza un muro, la Lega non ci colonizzerà, il candidato del centro-sinistra dice porta idee lontane dalla nostra terra, Zingaretti, vincere qui è la priorità, ora tutti con lui senza personalismi, mentre in taglio basso l'alternativa, buon Ferragosto a Toscani, vi offriamo la svolta, c'è Cardi che dice non è in corso nessuna OPA, l'alternanza è il sale della democrazia, questo è il tema della politica. No, mi fa ridere, ma non solo qui, anzi mi fa sorridere, non solo qui in Toscana, ma quando c'è queste elezioni, di solito questi momenti elettorali si fa tanto per slogan, perché poi noi nello specifico magari non vengono riportati, ma quando si va poi a fare delle domande, perché nel nostro lavoro ci capita, certo, di andare a seguire gli eventi politici, a fare le domande ai candidati, quando si scende nello specifico poi i temi scarseggiano, e quindi si va tanto per slogan e questi botta a risposta costruiti un po' sul nulla, possiamo, certo, dire così, che secondo me allontanano ancora di più l'elettore dal voto, nel senso poi all'elettore non interessano quei grandi temi, perché comunque qui sono le elezioni regionali, interessa veramente cosa si fa nello specifico per lui e per la propria comunità e per la propria città, e, certo, e in questo ci sono appunto anche consiglieri regionali a cui ricordiamo va data la preferenza, perché solo in questo modo vengono eletti, che hanno questo compito, quindi è anche bene parlare magari di politica più spicciola e più terra terra, perché poi è quello che vogliamo sentire. A pagina 7 sempre della Nazione, sulla pagina sportiva ovviamente, sull'inserto sportivo, troviamo il tema Robur cancellata dalla C, ma la lettera non è arrivata. Ieri c'era attesa per la lettera, l'abbiamo detto, anche il pomeriggio la nostra redazione si era appunto adoperata da questo punto di vista, ma già anche in serata la lettera non era arrivata. Slitta almeno a lunedì l'attesa per la comunicazione da parte della FIGC. Nella prossima settimana il Comune scriverà alle cordate che si sono fatte avanti. C'è questo aspetto, appunto, Aldo, del mancato arrivo di questa risposta, che insomma in qualche modo fa capire insomma, che la situazione deve ancora essere delineata, quindi sì, c'è da capire se per la Robur saranno aperte le porte della Serie D oppure una categoria più bassa. Non lo so se forse
forse siamo stati precipitosi noi come stampa a dire che la Serie D era quasi scontata ieri, oppure se chi doveva di dovere ha fatto trapelare delle notizie che poi non hanno avuto ancora conferma. È chiaro che non è un fattore indifferente essere in Serie D o essere in categorie minori, e il fatto che il sindaco scriva le cordate è di per sé fine a se stesso, perché chiaramente un imprenditore che deve investire non può fare la stessa cosa se si deve preparare per una Serie D o per un'eccellenza o giù di lì. Speriamo che il Siena possa ripartire dalla categoria più alta, ma quello che è più importante riparta con basi solide verso un futuro, per non rifermarsi fra 6 anni, perché sarebbe veramente un rammario grosso, e sarebbe un'altra pagina ingolorosa per lo sport senese, che negli ultimi tempi ne ha vissute troppo. Uno sguardo anche alle pagine del Corriere di Siena. Covid, 23 positivi in 14 giorni, contagi da Grecia e Croazia. Ragazzi, attenti ai contatti. Le parole di D'Urso, che ieri ha parlato il direttore generale dell'ASL, i casi in aumento dopo il ritorno dai viaggi all'estero. Effettuati 1000 esami al giorno, il DG D'Urso appunto dice tamponi, tracciamento e trattamento. Massima attenzione, che ovviamente ci vuole, e poi si parla di nuovo della scuola con Simona Dei, che dice testa tutti gli insegnanti prima dell'apertura delle scuole. Una cosa che non avevano detto prima è che chiaramente da parte dei ragazzi o di chi va in questi posti ci deve essere la massima responsabilità, nel senso, se sai di essere stato a contatto in ambienti rischiosi, chiaramente ti dovresti autodenunciare e permettere a tutti di salvarsi. Sappiamo certo. Benissimo che ora con il sistema della quarantena può diventare fastidioso, puoi passare un periodo di blocco, però ecco, la salvezza della collettività credo venga prima degli interessi personali. E qui sì, appunto, si parla della parola responsabilità, che insomma in questa fase, dopo la prima ondata di emergenza, è la parte principale, visto che adesso sappiamo quali sono le misure da prendere, quindi occorre massima responsabilità da parte di tutti. No, assoluta, perché già purtroppo, come abbiamo visto, le nostre strade non sono molto un segnale di responsabilità, ovvero se uno va negli stabilimenti balneari, come purtroppo facciamo in questi giorni, perché non abbiamo il palio, quindi facciamo una cosa diversa, vediamo che il famoso assembramento è la parola d'ordine. Ora è chiaro che in Italia fortunatamente l'abbiamo contenuta, si sta arrivando dall'estero, e quindi soprattutto chi arriva dall'estero deve essere responsabile per gli altri. Droga nelle scuole, protocollo per i controlli. A pagina 9, prefetto e sindaco hanno firmato l'accordo per un progetto finanziato per 30.900 euro dal Ministero dell'Interno. E ieri proprio il sindaco De Mossi, insieme al prefetto Maria Forte, ricordiamo il nuovo prefetto da poche settimane a Siena, che appunto si sono incontrati proprio su questo tema del protocollo nelle scuole. Poi, in attesa di un palio che non c'è, eccoci qua. Ieri la cerimonia, come detto, il corteo dei ceri e dei censi, il sindaco e il vescovo, grazie Siena. Cerimonia ridotta, lo abbiamo detto, ma ugualmente emozionante. Lo Iudice è una città che è ripartita dalla sua identità. Il sindaco De Mossi, fiero del mio popolo, peccato non poter salutare tutti i ragazzi delle contrade. E oggi, anche qua, il riconoscimento, il premio Mangia alla sanità. Il Concistoro ha deciso all'unanimità la cerimonia in Piazza del Campo per far partecipare la cittadinanza. Ovviamente è un momento importante, perché comunque se fosse possibile ci dovrebbe essere tanta gente a dare un riconoscimento che va al di là del premio alla sanità senese e a chi si è speso per tutti noi, e credo che non ci possa essere per ovvi motivi, ma con il cuore tutti siamo vicini a queste persone e a chi riceverà il premio. Sfogliando ancora le pagine del Corriere del Palio, troviamo un'intervista a Carlo Sanna, detto Brigante. Io vivo il palio tutti i giorni, la tratta è il momento più faticoso, adoro i 4 giorni in contrada e me li godo a fondo.
Ancora pagina successiva, Guttuso, un palio dominato dalla gente, il capolavoro del 1971 del maestro siciliano riesce a fondere i colori della sua terra e i volti dei senesi. Poi alla pagina successiva, abbandonando l'inserto del Corriere del Palio, troviamo un lutto, il contratto in lutto, è morto Duccio Calamati, l'ex capitano del Drago, è stato per 40 anni uno stimato medico di famiglia, conosciuto da tutta la città. Ovviamente anche noi ci uniamo alle condoglianze alla famiglia e chiudiamo anche qua con la pagina politica. Fattori suona la carica, sarà Toscana a sinistra ad andare al ballottaggio. Prima non l'avevamo detto, ma c'è anche Michele Pinassi tra i candidati. Ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Esatto, sì, proprio Michele Pinassi che appunto fa parte della lista. Gianni e Ceccardi la pensano allo stesso modo su tutto, l'unica vera alternativa siamo noi e saremo premiati. In taglio basso, Pagni e Sisi difendono il turismo, ridare speranza a tutto il settore, l'obiettivo dei candidati di Fratelli d'Italia e Toscana Civica. Claudio Cerretani invece risponde no grazie all'invito di candidarsi per Italia Viva. Ieri ne avevamo parlato e sembrava abbastanza certa questa candidatura, invece lo stesso Cerretani la smentisce. Qua si parla di Flora Miata, chiudiamo anche qui con la Robur. La Robur riparte dalla Serie D. Dopo l'ufficializzazione dell'uscita dal calcio professionistico, il via libera alla discesa di una sola categoria. La nuova società dovrà fornire una garanzia di 500.000 euro e un business plan certificato. In questo articolo si dà per certa questa Serie D, che però in realtà al momento non lo è. Ecco, appunto, sì, cioè, qui si hanno delle certezze diverse e chiaramente tutti ci auguriamo che sia, come dice il Corriere di Siena, però evidentemente ancora queste certezze non ci sono. È proprio così, il Comune sta vagliando le proposte dei possibili acquirenti. È anche divertente vedere che ieri erano 5, poi 6, oggi siamo a 8, quindi insomma stanno salendo il numero alto. Sì, c'è purtroppo è triste constatare che magari 20 giorni fa, se si fosse fatto avviso qualcuno, il Siena forse sarebbe ancora in Serie C, e quindi di queste 8 ora credo che tutti, ora sono tutti pronti a sposare la casa bianconera, ma 15 giorni fa non c'era nessuno a sposare la cosa bianconera, che purtroppo è finita un'altra volta. Ecco, questa è una brutta constatazione. Bene, noi chiudiamo qui la prima parte dedicata alla rassegna stampa, ringraziando Aldo Tani per essere stato con noi. Quindi domani non ci sarai, ma comunque ti ringraziamo della presenza in questi giorni. Oggi giorno importante, lo abbiamo detto, la consegna del premio Mangia alla sanità senese e anche ovviamente alle associazioni di volontariato, come abbiamo sottolineato. Il tutto avverrà alle 11.30 e noi lo seguiremo in diretta, e quindi potrete ovviamente su Siena TV seguire canale 90 del digitale terrestre tutta la premiazione. Ricordiamo che comunque noi andiamo avanti, salutiamo Aldo Tani, ma tra pochissimo arriva Maura Martellucci e poi il nostro ospite di oggi, che sarà, come anticipato, l'arcivescovo Paolo Lo Iudice. Ci fermiamo, piccola pausa, e poi presente e passato ritorna su Siena TV. Passione Palio, noi ci siamo, questa era Maura Martellucci che come vedete qua con noi ci ha raggiunti proprio per anche oggi continuare sul nostro format presente e passato. Oggi, Maura, è un giorno importante perché è il giorno del premio Mangia, che verrà celebrato in maniera un po' inusuale. Sì, parecchio inusuale, perché sappiamo che per l'enorme Covid verrà dato per la prima volta, ancora una prima volta di questo 2020, in Piazza del Campo, quindi alle ore 12 dopo la messa, quindi il rituale è quello. È un premio importante che poi verrà dato non a una persona ma a tutta una categoria di persone di ampio spettro, direi, perché
logicamente vengono ricordate le figure più importanti, medici, infermieri, le medaglie verranno date all'associazione di volontariato, però non ci dimentichiamo che dietro poi ci sono anche altre categorie che hanno contribuito, quindi tutti coloro che sono andati a titolo personale a portare la spesa a casa alle persone, sempre certo, legate magari all'associazione, oppure semplicemente mi viene in mente, che so, chi negli ospedali o nei centri lavora come servizio di pulizie, chi ha sanificato, insomma c'è una lunga fila di persone che in questi mesi di difficoltà e di quarantena davvero non si è risparmiata per chi era malato, per chi ha bisogno, per aiutare la nostra città a superare questa difficoltà, almeno fino a qui. Poi vedremo cosa ci riserverà il futuro. Noi ne parleremo molto oggi, ma anche domani, perché qua avremo ospiti proprio alcuni dei protagonisti. Ci sarà Simona Dei dell'ASL, poi ci sarà Roberto Monaco, presidente dell'Ordine dei Medici, e anche Massimo Ferrandi. Poi ne parleremo più tardi nello specifico, mentre tra poco andremo a intercettare Walter Giovannini proprio prima che si rechi prima alla messa e poi a ritirare il premio Mangia. Sì, lo becchiamo per strada, lo fermiamo e quindi abbiamo questa intervista, diciamo, in esclusiva prima che vada poi in rappresentanza di tutti a ritirare il Mangia d'Oro che è stato dato appunto alla sanità. Allora, Maura, come nasce il premio Mangia? Questo è un po' il nostro tema per oggi. Stamani un po' dobbiamo ripercorrere un po' le fila di questa storia, che nasce nel 1952 dall'idea di due grandi senesi che erano Mario Celli, che allora era direttore e è stato anche fondatore, anzi lo fondò proprio in quell'anno, del settimanale Il Campo, e un altro grande giornalista, Arrigo Pecchioli, che era un suo collaboratore ed amico, che decisero di scrivere la carta costitutiva del Monte del Mangia, e quindi dandogli il titolo all'inizio di Oscar di Siena, ma poi subito venne chiamato il Mangia per ricordare non solo l'attore del Mangia, ma questa figura simbolica di Siena che era il Mangia, quindi quest'automa che suonava che scandiva le ore della città e del quale oggi chi vuole andare a vederlo restano i resti dell'automa e sono collocati nell'entrone, insomma. Vennero ritrovati nel 1927, quindi si rifanno loro un po' al passato, perché poi non è facile creare un comitato, perché dovevano scegliere un comitato che a sua volta potesse individuare le persone ai quali assegnare i premi. C'era inizialmente un Mangia d'Oro, anche due, un Mangia d'Argento, quindi il primo legato più a chi a livello internazionale portava il nome e la fama di Siena nel mondo, il secondo un po' più legato al fatto della sua attività, sempre a onore, a vanto della nostra città, quindi si cerca di valorizzare quelle figure. E nel corso degli anni, se scorrete l'albo del Mangia, ci sono personaggi di ogni categoria, di ogni genere, di ogni tipologia, e quindi nasce così il premio Mangia, che poi si appoggia all'APT, all'Associazione di Promozione Turistica, che poi nel 1962 ne prende definitivamente in mano l'organizzazione, insomma, ecco.
un'organizzazione che poi, come sempre succede, ha varie revisioni di statuto, varie certo. revisioni di componenti e via dicendo. Certo, negli anni ovviamente ha subito anche dei cambiamenti e delle modifiche. Sono stati inseriti per esempio i periodi delle 17 contrade che inizialmente non c'erano, oltre tutte le autorità o i rappresentanti delle associazioni più importanti cittadine. Quindi i membri che cambiano di numero, insomma, tante innovazioni. Tante innovazioni, viene inserito il rettore dell'università, il rettore del magistrato delle contrade, il presidente del gruppo stampa autonomo, insomma, si cerca di rappresentare il più possibile la città. E poi dal 1998 vengono ufficializzate anche cose che in realtà poi venivano date anche prima, premi straordinari, che sono le medaglie d'oro di civica riconoscenza, proprio messe nello statuto, inizialmente non erano previste, e sono date a coloro appunto che per il loro lavoro, per la loro attività in città hanno dato ancora una volta un contributo per Siena, ecco, anche questo a vario livello, quindi abbiamo visto nel tempo persone che si sono attivate per la contrada, attivate per cercare comunque di, anche nel loro lavoro, di portare un qualcosa, quel quid in più per aiutare e per diciamo rendere sempre più forte Siena anche in certi momenti di difficoltà, in certi ambiti anche di svago, perché no? Certo, certo. Stavo pensando che rispetto a quello che ci ha raccontato in questi giorni, oggi si sta parlando di una storia molto più recente, ma nonostante si parli appunto di un premio istituito dal 1952, insomma, di novità ce ne sono state tante, insomma, anche se più nel breve periodo, no? Sì, perché poi pensiamo che dal 2002 il Mangia è gestito dall'amministrazione comunale, che è stato deciso di non dare più il Mangia d'oro e il Mangia d'argento, ma da diversi anni, proprio forse dal 2002 mi sembra, viene dato solo il Mangia d'oro, perché sembrava quasi una ripetizione dello stesso premio e quindi non aveva molto senso. Sì, sai, la storia è comunque storia. Anche noi, se ci pensiamo, in questi giorni stiamo facendo la storia, perché quando lo racconteremo l'anno prossimo saremo noi stessi protagonisti di una pagina di storia scritta, bella, brutta, boh, la storia non è mai bella o brutta, la storia sono fatti che si mettono in fila. Certo, il premio Mangia è un modo proprio tutto nostro per dire grazie a chi a questa città è particolarmente legato. Certo, e oggi questa città non poteva che appunto omaggiare in qualche modo e ringraziare la sanità senese per quello che ha fatto. In questi mesi ha fatto tanto, Siena lo sappiamo, è stato un ospedale all'avanguardia, possiamo usare questa parola, nell'istituire la bolla Covid, certo. Quindi dei reparti appositi dove poter ricoverare chi aveva contratto il virus. Si è attivata attraverso le associazioni di volontariato, lo ripeto ancora, perché poi ci sono quelle figure di secondo piano che vengono ricordate un pochino meno. E invece poi c'è anche chi lavora dietro, chi lavora nell'ombra, ma non per questo la loro opera è meno importante. Pensiamo a tutti gli anziani, alle famiglie, alle persone sole, a chi in quei mesi in cui eravamo chiusi non aveva nemmeno chi poteva portare loro a casa le medicine, la spesa, oppure solo vedere una faccia, perché credo che anche psicologicamente, non solo fisicamente, questi mesi ci abbiano segnato davvero nel profondo tutti.
Forse i primi tempi dicevamo che ne saremmo usciti migliori, boh, non so se ne siamo usciti migliori, senz'altro ne siamo usciti diversi, certo, questo sì. Questo è la realtà. Poi ci sono alcune diciamo curiosità, giusto Maura, dal primo conferimento del premio e poi anche a situazioni particolari. Allora, diciamo che il primo ad essere insignito del Mangiadoro fu il conte Guido Chigi Saracini, siamo nel 1952, Guido Chigi Saracini non solo per tutto ciò che aveva realizzato nell'ambito della musica, quindi con quella che ora è l'Accademia Musicale Chigiana, insomma, era già nata la Micati in Vertice, ma era il rettore del Magistrato delle Contrade al tempo, già da parecchi anni, e aveva tenuto duro e forte anche nell'epoca fascista per mantenere Siena, il Palio e le Contrade un qualcosa al di sopra. Insieme a Fabio Bargagli Petrucci ci era riuscito, nei limiti in cui poi la situazione politica logicamente aveva consentito, certo, loro. Certo. Poi ad esempio ci sono nel 57 non si trovarono d'accordo, ecco, ci sono anche queste poi curiosità, quindi non venne assegnato. Oppure nel 1981 venne data una targa di riconoscimento al Monte dei Paschi perché aveva contribuito a realizzare i nuovi costumi delle monture del Palio. Certo. E quindi alcune cose sono particolari in questo senso, come il premio già dato, ecco, l'ha già avuto la Circonfraternita di Misericordia, ad esempio. Quindi si danno non solo alle persone a volte, ma anche proprio alle istituzioni in sé, e questo è compreso nello statuto, perché talvolta non è solo la persona, ma è la persona insieme a coloro che gli stanno intorno che è giusto appunto che riceva questo premio. Bene, allora Maura, noi adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa, poi come promesso proviamo a intercettare Walter Giovannini, direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria senese, che poi intorno alle 11.30 salirà sul palco, proprio su quel palco che avete visto già allestito in Piazza del Campo. Avete visto anche grazie alle nostre telecamere il colpo d'occhio con le bandiere delle contrade alle trifore che ci fanno ci danno quel colpo d'occhio. Che quel colpo al cuore, diciamo. Specialmente in questo periodo, eccolo qua, lo rivediamo con le nostre immagini e insomma lo descriviamo per chi ci sta seguendo su Radio Siena. C'è il palazzo pubblico con il palco montato sotto proprio al palazzo pubblico, pronto per accogliere questa cerimonia, e alle trifore le bandiere delle 17 contrade. Allora noi ci fermiamo, piccolissima pausa, e poi saremo di nuovo insieme. Come vi avevamo annunciato, il Matteo Borzi è sceso a intervistare Walter Giovannini, che è il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria senese, e che poi a nome di tutta la sanità senese tra poco alle 11.30 ritirerà il premio Mangia, che quest'anno appunto è stato loro conferito. Quindi ascoltiamo l'intervista al direttore Giovannini. Lo avevamo anticipato ieri, abbiamo voluto intercettare il direttore generale Walter Giovannini, che sta andando prima alla messa e poi a ritirare questo riconoscimento. Che emozione sarà andare a ricevere questo premio importante, importantissimo per la nostra città, che va a tutta la sanità senese? Beh, sono diventato senese in questi anni, vivendo in questa città, vivo a scacciapensieri da solo la notte, perché il giorno sono sempre al mio ospedale, quindi sento e avverto, provo l'emozione che tutti i nostri operatori, oltre 3.000 tra medici, infermieri, tecnici, operatori sociosanitari,
hanno provato nel sapere, nell'apprendere questa meravigliosa per noi notizia del premio Mangia alla Sanità Senese, e devo dire al nostro ospedale che sente davvero, meritato è un termine in qualche modo, devo dire, neppur giusto, ma sente davvero conquistato questo premio per la generosità, la competenza, ma in particolar modo per quel sentimento straordinario che ha legato l'ospedale in questi mesi alla nostra città. Siamo stati accanto ai nostri malati, ai nostri cittadini, abbiamo dato sicurezza, ci siamo sempre stati, nessuno di noi si è allontanato dal nostro ospedale nei mesi più importanti di questa pandemia. Quindi questo, ecco, in qualche modo ci riscalda dalle fatiche che abbiamo vissuto, dalla paura che abbiamo vissuto. L'abbiamo fatto con consapevolezza, eravamo preparati nel modo migliore, ma non conoscevamo il nemico che stavamo affrontando. Nei testi di microbiologia SARS-CoV-2 era ancora una pagina bianca, vuota, c'era soltanto il titolo di un nemico del cui caratteristiche e capacità, devo dire, più o meno nascoste, noi non avevamo ancora piena consapevolezza. Ed è stata quindi una battaglia, da questo punto di vista, in qualche modo preoccupante. Dall'altro punto di vista, la sanità, i suoi operatori hanno messo in gioco il loro cuore e soprattutto quella grande competenza che caratterizza il nostro ospedale. È stata, devo dire, un periodo duro. Noi, quando dico giorno e notte, siamo stati davvero giorno e notte con i nostri malati nel nostro ospedale. Abbiamo preparato bene la battaglia finale, l'abbiamo costruita giorno dopo giorno, ogni giorno cercavamo nel mondo per capire qualcosa di più di quello che stava accadendo, per conoscere qualcosa di più, e abbiamo costruito intorno tutto ciò che noi avevamo per poterlo arginare. L'abbiamo fatto nel migliore dei modi, dal pre-triage alla Covid Unit, cioè al capire che in fondo era una malattia, una nuova malattia, poteva essere curata, dovevamo provare a curarla nel migliore dei modi. L'abbiamo fatto come pochi altri ospedali, abbiamo chiamato intorno ai nostri malati le migliori competenze che avevamo, non un'unica specialità, non un unico professionista, pneumologi, infettivologi, cardiologi, anestesisti e rianimatori, reumatologi. È stato davvero un concerto di competenze che ci ha portato a la cosa più bella. Perché il premio Mangia? La cosa più bella che noi avevamo previsto nel reparto Covid, nella bolla Covid, in particolar modo per i nostri infermieri, turni non particolarmente stressanti. Non si riesce a vivere 6, 7, 8 ore con una vestizione particolarmente impegnativa per difendersi, ripeto, all'epoca da un nemico ancora sconosciuto, ma che sapevamo pericolosissimo, visto ciò che era accaduto a tanti nostri colleghi in altre parti, sia d'Italia, no? Infetti, medici, infermieri, morti nel confronto di questa battaglia. Quindi avevamo assunto atteggiamenti, comportamenti, vestizioni, dispositivi di protezione individuali che erano al massimo della possibile protezione, ma che evidentemente rendevano tutto molto più faticoso dal punto di vista della gestualità, della nostra presenza accanto al malato. Quindi avevamo turni più rapidi, più veloci, 3 ore di turno, poi si fermava ed entrava l'altro gruppo. Ma perché non fosse stressogeno? Perché in qualche modo i malati avessero sempre accanto, no, competenze fresche, disponibili, pronte, immediate, non stanche. Questa cosa è stata così bella che poi abbiamo anche detto: guardate ragazzi, non vi preoccupate, quando non ve la sentite più ditelo, no? E faremo entrare nuove risorse, perché abbiamo costruito bene questo impegno. La cosa bella è stata che gli infermieri ci hanno detto: no, noi rimaniamo fino in fondo. E allora il premio è meritato a loro prima che a noi, insomma. Noi abbiamo costruito un progetto, niente. Il vostro lavoro è sempre prezioso, ma in questo periodo di emergenza lo è stato ancora di più. Oggi, quando si sente parlare di un ritorno in alcuni casi di, appunto, situazioni di Covid o di casi, appunto, di Covid, lei cosa si sente di dire, specialmente ai giovani, specialmente alle persone che insomma oggi hanno una responsabilità ancora maggiore? Se mi ascoltate 2 minuti vi dico il mio pensiero, che credo che sia un pensiero sinceramente logico. Il virus non è mai scomparso dalla nostra comunità. In qualche modo, con il lockdown, con il distanziamento, l'isolamento, la quarantena, noi abbiamo reso difficile al virus
nei positivi di trovare un altro soggetto da infettare, che li abbiamo allontanati, li abbiamo isolati, questo è stato il lockdown. In questo modo abbiamo generato pochissimi positivi, la curva dei contagi è calata quasi a zero, ma non a zero, e sapevamo bene che ancora il virus girava nella nostra comunità. Questo ragionare della seconda ondata è veramente un ragionare fuorviante. La seconda ondata sarà purtroppo ciò che noi faremo in questa stagione. Il virus si addenserà, crescerà e si moltiplicherà in funzione dei comportamenti del mese di luglio, del mese di agosto e del mese di settembre. Perché ha toccato in particolar modo i giovani? Perché dopo il lockdown chi sono stati i primi che hanno avuto il bisogno di ritrovarsi, di in qualche modo riaggregarsi? I giovani. Coloro i quali hanno sofferto più degli altri, no? Di un isolamento che per gli anziani a volte purtroppo è naturale, per i giovani è lo stare insieme, la vita, è il gruppo che rende forti, che rende gioiosi di vivere, e questo ha determinato evidentemente che il virus ha trovato con facilità nuovi ospiti, ed ecco perché l'età media si è abbassata, e semplicemente per questo motivo. Che cosa dico ai giovani? Vivete la vostra stagione, vivetela in piena libertà, vivete il piacere di rincontrare i vostri amici, i vostri colleghi, ma lo si può fare tranquillamente rispettando alcune minime regole. Indossare ad esempio la mascherina non è assoluta, queste chirurgiche sono leggerissime, anche d'estate, non è assolutamente una difficoltà, basta abituarsi, poi diventa un gesto, rimanere anche negli incontri, nelle relazioni interpersonali, soprattutto non con i propri familiari con i quali ormai conviviamo da tempo, o magari con la propria ragazza con la quale gli scambi sono continui, ma con colleghi diversi, tenete un minimo di distanziamento. Nessuno vieta che la sera vi ritroviate, ma anche all'interno delle piazze si valuti qual è il distanziamento minimo, sempre e comunque dovuto, si porti comunque questa mascherina, perché quello che sarà ad ottobre sarà quello che noi oggi stiamo determinando. Questo non c'è un nuovo virus, il virus non si è indebolito, è sempre lo stesso. Il problema è che girandone meno dopo il lockdown, infetta di meno perché la carica infettante è minore. Quando con i primi freddi di settembre-ottobre, se lasceremo ancora questo numero di virus è girare, anzi lo stiamo incrementando in qualche modo, noi finiremo nel riaggregarsi perché il freddo fa riaggregare, tenderemo a ricercare spazi chiusi e daremo al virus davvero la possibilità di creare una seconda ondata che sarà particolarmente seria come è stata la prima. Questo è quello che io dico, potremmo evitare una seconda ondata se assumeremo alcuni semplici comportamenti che, ripeto, non ci limitano in nessuna libertà e testimonianza affettiva personale. Una volta si diceva che ci guardavamo con gli occhi, esprimavamo sentimenti, simpatia, antipatia, gioia, voglia di stare insieme, usiamo gli occhi e usiamo meno i contatti fisici. Grazie al direttore generale e congratulazioni, adesso andrà a ritirare questo premio. Sono commosso per questa cosa, lo dico sinceramente, raccontavo qualche giorno fa, proprio a scacciapensieri, rientrando nel periodo Covid, alla fine, la sera, tardi, come tutte le sere, peraltro nel mio piccolo appartamento, dove ovviamente risiedo quando sono qui a Siena, cioè tutta la settimana, un signore, un vicino che portava in giro il proprio cane per la serata, mi guarda, evidentemente mi riconosce, io non conoscevo lui ovviamente mi aveva visto, quindi sapeva chi ero benché avessi la mascherina anche fuori, mi guarda e mi dice semplicemente: direttore, grazie. Io dico: perché grazie? Per quello che state facendo, e questo è il premio che ci hanno dato. Quindi abbiamo sentito il direttore generale dirci anche cose importanti, non solo su quello che è stato fatto nei mesi della quarantena, ma anche su cosa ci può aspettare, sulle minime precauzioni che ancora dovremmo prendere, che poi, come giustamente ha detto in questa intervista, non ci limitano nelle nostre libertà personali, portare la mascherina, mantenere le distanze e fare la nostra vita tranquillamente. Ecco, piccoli accorgimenti che però ci verranno molto utili in futuro, quindi ascoltiamolo, perché ci ha dato dei consigli semplici ma preziosi. Ora ci fermiamo per un attimo di pubblicità, aspettiamo che ritorni Matteo Borzi e aspettiamo il nostro ospite, che è Sua Eccellenza l'Arcivescovo.
Eccoci tornati di nuovo insieme dopo questa appunto intervista esterna che avete visto a Walter Giovannini, che insomma, come ha anticipato Maura, ha trattato questo tema proprio facendo capire la sensazione di coloro che sono stati insomma, come dire, coinvolti in prima linea, con secondo me grande umiltà, grande senso insomma, civico, e insomma, hanno dimostrato secondo me di essere delle persone davvero eccezionali. L'ha detto lui, l'ha detto, io lo ritiro, ma lo ritiro a nome di tutti quelli che hanno lavorato con me, ecco, perché non solo per senso di umiltà, ma anche perché è stato veramente un lavoro di equipe, ecco, credo, anche per aver avuto così, come ci possiamo dire? Ora mi verrebbe successo, ma no, è una parola bruttissima applicata ad una malattia, però diciamo che Siena fino a questo momento, gli scongiuri non li vedete ma li sto facendo, è stata lambita rispetto a altri posti in maniera molto più blanda, per fortuna, e quindi di questo ne siamo tutti felici. E ovviamente molto importante anche la parte sui giovani, sui consigli, sull'utilizzo della mascherina, proprio per insomma, come dire, cercare ancora di più di dimostrare di aver capito certi concetti e di dimostrare quella responsabilità della quale stavamo parlando anche questa mattina nel corso della nostra rassegna stampa. Allora, tutto questo comunque sarà il tema che tratteremo successivamente con la diretta del premio Mangia dalle 11.30, e poi ne parleremo anche domani, perché avremo qui proprio in studio alcuni dei protagonisti. Maura, noi siamo in attesa del nostro ospite che è arrivato, che eccolo arrivato, e che insomma per noi è un ospite molto gradito e molto importante, anche se in realtà è stato con noi anche nei giorni precedenti con i contributi registrati. Esatto, perché poi logicamente queste sono le feste dell'Assunta, quindi anche se poi il palio non c'è, quindi Augusto Paolo Iudice, il nostro arcivescovo, ci ha fatto compagnia in questi tre giorni, poi lo farà anche domani con delle clip nelle quali ci ha parlato di questa festività e dell'importanza appunto del rapporto tra l'Assunta, le contrade e anche un po', come questo glielo chiederemo anche ora, di come lui vede questo, come ha visto il palio appena arrivato, che lo scorso anno fu proprio catapultato, certo, in questo mondo, e quest'anno che invece stiamo vivendo una realtà del tutto diversa. Bene, allora io direi di fermarci giusto per aggiustare lo studio per il nostro ospite che ci ha appena raggiunto, e allora piccolissima pausa e poi torniamo insieme. Bene, torniamo in diretta come promesso qui da Piazza del Campo, ancora con il nostro presente e passato all'interno del contenitore Passione Palio, noi ci siamo. Lo avevamo anticipato, ci ha raggiunto il nostro ospite per oggi, che è Sua Eccellenza Monsignor Augusto Paolo Lo Iudice. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie a tutti quelli che ci ascoltano. Grazie per essere con noi, grazie anche dei contributi che ci ha regalato in questi giorni, proprio come ci ha detto prima Maura, appunto dal Duomo, appunto in occasione delle celebrazioni per la Madonna Assunta. Oggi appunto è un giorno particolare. Allora Maura, ti prego di introdurre appunto il nostro ospite, poi avremo insieme alcune curiosità che vorremmo approfondire. Allora, raccontare la biografia di Sua Eccellenza ci vorrebbe già tutta la mezz'ora che abbiamo a disposizione. Diciamo che è arrivato a Siena da un anno più o meno, perché era il 16 di giugno del 2019, ha celebrato un anno di episcopato pochi mesi fa. E
diciamo che lei ha fatto una carriera un po' particolare, perché a Roma ha sempre vissuto ed esercitato il suo ministero in quartieri non scontati, sì, perché è sempre stato, come si direbbe in questi casi, in prima linea. Le piace stare in mezzo alla gente, ma anche a persone particolari, quindi agli emarginati, a persone che hanno bisogno, a persone che soffrono, e questo non è scontato forse. Beh, intanto neanche Siena è una città scontata, quindi questo è interessante. E riflettendo su questo, su questa, chiamiamola un po' la mia storia, gli anni di sacerdozio, insomma, anche gli anni di episcopato a Roma, io devo dire la verità, io credo che ognuno di noi, ogni credente, quindi in modo particolare ogni prete, anche ogni vescovo, debba ricercare quelle che sono un po' le situazioni anche difficili della realtà della vita. Ma io dico, e l'ho detto tante volte, io non me le sono mai andata a cercare, io me le sono ritrovate, cioè nel senso che alla luce di dove mi trovavo, cioè dell'esperienza che facevo, della vita che conducevo, del ministero che mi veniva affidato, che in questi 30 anni, diciamo 27 di sacerdozio, 26 di sacerdozio, adesso 5 di episcopato, mi sono stati affidati vari ministeri, cioè cose anche diverse, contesti e quartieri di Roma anche diversi, e io ho cercato di leggere la realtà dove stavo. E anche questo, come spesso mi capita di rifletterci, cioè i quartieri a Roma sono veramente dei mondi dove c'è tutto e il contrario di tutto. E Siena per certi versi è più omogenea da questo punto di vista. Ci tengo a sottolineare, lo faccio sempre, che la diocesi che mi è stata affidata non è solo Siena, ma è anche un insieme, certo, di altri, certo, paesi, cittadine e così via, anzi in un lungo serpentone, dico scherzando, di più di 120 chilometri, quindi ci sono anche qui realtà molto diverse. Quindi io questo un po' lo chiamo, l'ho raccontato varie volte, lo posso anche dire pubblicamente, quando Papa Francesco, ci siamo incontrati appena dopo la nomina, lui mi viene incontro con il suo fare sempre sorridente, simpatico, e mi fa: Santa Caterina ti ha fatto un bello scherzo. E io gli ho detto: veramente lo scherzo me l'ha fatto lei, Santità. E lui, e gli ho detto, dico, ma io con Siena che cosa c'entro? Cioè la mia storia personale cosa c'entra con Siena? Qui veramente un po' devo dire la fantasia del nostro Papa. Lui mi fa: tu non ti preoccupare, tu vai, poi ne riparliamo. Cioè con l'idea, lui ha un po' queste idee, diciamo così, dove quello che è scontato di fatto non lo è e non lo diventa. Se poteva magari essere più scontato, che magari mi avrebbe affidato una sede di altra natura, no? Magari socialmente più difficile o degradata, proprio perché con lui niente è scontato, e allora da questo punto di vista dice: no, tu vai a Siena e vai a fare qualcosa di buono lì, insomma. E devo dire che in questa prospettiva io mi sono sempre trovato bene, un po' in tutte le realtà. Ma come dicevo, come lei anticipava, io a Roma mi sono trovato in 5 quartieri a vivere, e da un estremo all'altro, cioè dall'estremo disagio invece ai quartieri benestanti dell'Eur, un po' sintetizzati nel settore che poi negli anni di episcopato ho avuto a Roma, nei 4 anni, che è un settore, il settore così chiamato sud della diocesi di Roma, che mette insieme quartieri che vanno da quelli un po' più difficili come il Laurentino 38, Nuova Ostia o l'Idroscalo di Ostia, per dire un po' quelli più conosciuti, Acilia, fino ai quartieri della Roma Bene, cioè l'Eur, Via l'Europa e quant'altro. Dovunque sono stato, ho trovato una grande possibilità di annunciare il Vangelo, e questo questo è lo scopo della mia vita, del mio ministero e quello di tutti un po' i sacerdoti o i vescovi che sono chiamati a compiere un ministero in mezzo al popolo di Dio. D'altra parte la nostra vita è questa, stare in mezzo alla gente, in mezzo alle persone, vicino ai sacerdoti, chiaramente delle nostre chiese, ma in modo particolare così. Poi magari a me viene abbastanza spontaneo e per natura, insomma, per cui ringrazio Dio di questo e spero di poter continuare a vivere sempre così. Certo. Siena, io ho un ricordo, ma gliel'ho anche ridetto. Quando il primo dicembre celebravamo Sant'Anzano,
si ricorda, a lei venne fuori quel noi senesi e era arrivato a Siena da pochi mesi e scoppiò poi in cattedrale un applauso fragoroso, perché Siena, lo dicevamo anche nei giorni scorsi con altri ospiti, ha il nome di una città molto chiusa, molto introversa, molto chiusa su se stessa. Lei come, cosa provò in quel momento e come la sta vivendo? Ma chiaramente in quel momento non so come mi è venuta quell'espressione, magari nel discorso ci sta entrando, però io lo ritrovo in tante caratteristiche della mia vita, cioè da una parte la voglia, il desiderio di entrare dentro, perché se tu vuoi capire una realtà, delle persone, devi, come si può dire, devi metterti un po' nei loro panni, altrimenti resti sempre così esterno, tangenziale. Invece io credo che la nostra vita, direi quella di ogni sacerdote e quindi anche di ogni vescovo, sia quella, sia cercare di avvicinarti il più possibile, poi ognuno manterrà le sue caratteristiche, le sue, diciamo così, i suoi tratti fondamentali. Certamente Siena, dal punto di vista dell'accoglienza, io non posso assolutamente dire nulla, anzi, è un'accoglienza fin troppo, cioè fin troppo aperta, gioiosa, che mi fu manifestata dal primo giorno, segnale senz'altro di una grande attesa. E, il resto, certamente Siena in quanto città ci tiene, insomma, a sottolineare, a mantenere, a custodire le sue tradizioni. E quello che penso e che dico spesso è proprio in questa custodia l'importante è che queste tradizioni siano poi consegnate, riconsegnate, non dico attualizzate o stravolte, perché l'importante credo sia proprio quello di mantenere viva una tradizione, ma in questo senso si porrebbe la domanda: che vuol dire mantenere viva una tradizione? Solo ripetere alcune cose? Magari può significare questo, ma anche altro. Che l'altro potrebbe essere quello di cercare il più possibile di avvicinare le giovani generazioni non solo a dei segni, a delle manifestazioni, e ci stanno, perché voglio dire anche questa giornata, questo corteo dei ceri, seppur realizzato in, come dire, nel piccolo di poche unità, un po' di bambini, qualche ragazzo, però io ricordo l'anno scorso fu una grande manifestazione di popolo, forse una delle più grandi, ecco, magari insieme a quella del primo dicembre di Sant'Anzano, per cui io invito, lo faccio spesso, tutte le persone responsabili della città e anche delle contrade a ripensare, ecco, una tradizione affinché sia consegnata, custodita e soprattutto aiuti le nuove generazioni, cioè non sia solo un meccanismo di ripetizione, si è sempre fatto e lo dobbiamo fare. Questo stesso schema, se volete, è applicabile secondo me anche all'esperienza della fede e quindi anche alle tradizioni tipicamente religiose e strettamente religiose, che non possono essere solo una ripetizione di eventi, di riti e quindi di tradizioni, ma devono essere anche qualcosa che partendo dalla tradizione arricchisce la tradizione e in qualche misura l'attualizza. È una sfida anche questa, io ritengo che sia una delle più importanti sfide educative in una città dove questi elementi sono fondativi, non sono accessori, non è, voglio dire, tante cittadine storiche, medievali, hanno il giorno di una festa, magari anche di un palio, anche di qualcosa del genere, ma una città come Siena imposta, cioè come dire, imposta un po' tutta la sua vita intorno a questo evento, per cui non è solo quel giorno che conta, ma anche tutti gli altri. Da questo punto di vista, ripeto, non si può non riflettere su una tradizione e su come riconsegnare alle giovani generazioni i valori innanzitutto fondativi di questa tradizione, che ne hanno fatto quello che di fatto è. Lei in questo periodo ha presenziato e ha partecipato ai solenni mattutini di tutte le contrade, proprio vivendo in qualche modo la contrada da dentro. Ecco, vivendola in maniera così profonda, qual è stata la sua sensazione? Come l'ha vissuta? Proprio in certi casi anche, mi passi il termine, quasi da contradaiolo, seduto anche a tavola. Ecco, come è stato? Ah, sicuramente molto interessante. Sto attraversando, perché ancora certo, mancano parecchi momenti di festa delle feste titolari delle contrade,
Io mi sento personalmente molto a mio agio, cioè, proprio per quello che si diceva prima, probabilmente perché mi è facile, mi è sempre stato facile relazionarmi con le persone, con la gente, col popolo, fermarmici un po' a scambiare idee, a dialogare, eccetera. E nelle contrade io sto ritrovando delle veramente delle piccole comunità, ma molto intense, molto integrate, con questi ruoli specifici molto, molto chiari, molto netti. Questo è l'addetto al culto, questo è il responsabile, questo è il responsabile di. Cioè ognuno ha il suo, tra virgolette, il suo incarico, il suo lavoro, e sa e deve sapere al meglio quello che deve fare. Nello stesso tempo la forza delle contrade, cosa che si ritrova magari un po' meno nelle parrocchie, è che questi turni in qualche modo e questi incarichi hanno una durata e poi si cambiano e poi ci sono altre persone, che è una garanzia veramente del buon funzionamento di una struttura, e perché non incancrenisce sul ruolo, come a volte capita invece in altri tipi di realtà e anche in realtà ecclesiali come sono le parrocchie. Quindi penso che ci siano degli spunti interessanti anche che possono aiutare veramente i parroci in generale, non solo qui, non dico a Siena, ma un po' dovunque, a organizzare con la vita di ogni comunità, perché anche una parrocchia dovrebbe essere innanzitutto una comunità. Non è detto che lo sia sempre, perché la parrocchia chiaramente è chi va solo in chiesa la domenica, chi frequenta più assiduamente, chi si mette a servizio, chi abita in quel territorio ma non, magari in chiesa non ci va mai, o per così per disinteresse, distrazione, o proprio perché magari non è credente. La cosa interessante anche delle contrade, che ho detto più volte, è che in fondo anche chi non è credente però appartiene a quella contrada si mette in ascolto, cioè magari alle celebrazioni viene, partecipa, sta lì, insomma, anche persone che hanno delle responsabilità e che lo dicono con sincerità, no? Di dire, dicono non, io non sono credente o non ho il dono della fede o cose di questo genere, però sono lì in ascolto, e questo è, credo che sia una bella occasione, comunque una bella sfida di un annuncio del Vangelo anche a chi magari in questo momento della vita o in generale o a prescindere non si trova a vivere una fede così chiara, una fede così serena, posto che la fede lo possa essere magari, perché la fede non è mai uno scherzo per nessuno. Certo, un anno più particolare per arrivare non lo poteva trovare, perché appunto arrivò a Siena, si trovò immediatamente all'interno del nostro mondo pazzo del palio, perché dopo 15 giorni cominciava il turbinio del palio di luglio e poi tutto il periodo Covid. Come lo ha vissuto e come lo ha affrontato anche questo un po' pazzo passaggio? Credo non sia stato facile anche nel suo ruolo, nella sua posizione, credo molte persone si siano anche rivolte a lei in questo periodo di difficoltà estrema. Ma l'incontro col palio appena arrivato, voglio dire, sapevo che c'era, insomma, questo l'ho capito subito. E anche lì ho cercato di entrare, non dico in punta di piedi, perché innanzitutto dovevo capire qual era il mio ruolo all'interno di questa esperienza di vita cittadina. E facemmo quella un po' rimasta memorabile, quella serata trascorsa peregrinando tra tutte le contrade, e chiaramente durata parecchie ore, perché insomma non è stato facile girarle tutte 17, però insomma è stato una full immersion, come chiamarla, cioè qualcosa che mi ha fatto assaggiare, ovviamente, vederle tutte in una sera, confondi anche i luoghi, hai dei ricordi vaghi da questo punto di vista, però ripeto, poi il palio, quello di luglio e poi quello di agosto, insomma, momenti di grande partecipazione. La cosa che più mi colpisce è proprio quello che mi ha colpito in quei contesti, è proprio vedere visivamente con gli occhi colori, suoni, sentire con le orecchie suoni, accorgerti di una mobilitazione veramente generale, e poi anche queste scene alla Vittoria, di vedere queste persone ma tutti, cioè dai bambini agli anziani, chi urla, chi strilla, chi piange, cioè
per cui dici non può essere una farsa, cioè non è che stanno tutti facendo una recita di qua e di là, probabilmente è qualcosa che è veramente profondamente sentito. Poi è arrivato questo tempo dopo Natale, per marzo, diciamo, questo stranissimo periodo di, chiamato in tanti modi, di lockdown, una sorta di blackout della vita, potremmo dire. E anche questa, secondo me, è stata un'occasione che ci ha messo di fronte a delle situazioni molto molto particolari. Certamente le conseguenze di questo ci sono state, ma forse ben sappiamo tutti che si vedranno anche a più lunga distanza, soprattutto le conseguenze sociali ed economiche. Sì, in effetti, ma non mi era mai capitato, come a tutti, credo a ogni credente, insomma, di non partecipare, di non, o meglio, io l'ho celebrata la Pasqua ovviamente, ma di farlo con una chiesa praticamente vuota, con 4-5 persone e tutto quello che ben sappiamo. Io credo che, ripeto, questa sia un'esperienza che ci aiuta a vivere anche nei momenti critici. Perché in fondo la vita è un po' questo, la vita non è un percorso così lineare, tranquillo, sereno, no, noi non sappiamo, cioè noi dobbiamo essere veramente pronti ad affrontare un po' l'imprevedibile, e se questo lo viviamo nella fede ci accorgiamo che comunque una qualche risposta la trovi, perché il Signore non ti lascia mai solo, perché Dio in chi crede lo senti vicino, lo senti vivo, sai che c'è. E magari alcune volte lo senti di più, alcune volte di meno, alcune volte te ne accorgi, alcune volte no. E non c'è distinzione qui tra addetti ai lavori, come scherzando ogni tanto dico io, siamo noi preti, religiosi, consacrati in genere, i vescovi. Non c'è differenza, perché in fondo tutti viviamo con quell'immagine ormai che si ripeterà chissà quante centinaia di volte, siamo tutti sulla stessa barca. E di questo ne dobbiamo prendere atto per stringere magari legami di solidarietà più forti, per superare egoismi, per andare veramente oltre in quella strada che è proprio la ricerca di una solidarietà comune che valica i confini, che non è solo legata a una cerchia cittadina o alle mura appunto di una città, ma che va oltre, va ben oltre, nel rispetto, senza togliere nulla appunto a tradizioni caratterizzanti. Ma io quello che credo è l'umanità si salva se riesce veramente a trovare e a innestare un legame di solidarietà profonda che valichi i confini di ogni piccola realtà, perché in pochi, in un ambiente piccolo, si rischia di non farcela, oppure addirittura di morire proprio di afasia, di mancanza di aria, di respiro, o peggio ancora di non guardare con positività e con speranza al futuro, cose che non possono in nessun modo mancare, soprattutto nel bene delle nuove generazioni. Ecco, una curiosità, Sua Eccellenza, il periodo di emergenza Covid è stato sicuramente un periodo duro per tutti. Immagino per la Chiesa, che insomma accoglie i fedeli, non averlo potuto fare credo che sia stato un cambiamento importante in questo momento. Da questo punto di vista mi permetto di dire che l'aiuto anche delle emittenti locali come la nostra possa essere stato importante da qualche punto di vista, perché ha permesso di entrare in ogni caso nelle case dei senesi e dei cittadini. Ecco, lei da questo punto di vista cosa ne pensa? Può aver avvicinato ancora più fedeli a voi, alla Chiesa? Cioè in qualche modo ha facilitato questo periodo, pur essendo di emergenza, però insomma, il ruolo delle televisioni, come è stato? Sicuramente ha avvicinato, cioè non solo ha avvicinato, ha permesso che alcune cose potessero accadere, cioè che si potesse, seppur parzialmente, partecipare a una celebrazione. Voglio dire, di fatto tutti i giorni ormai le varie emittenti televisive trasmettono celebrazioni eucaristiche, momenti di preghiera e altro, però viverli, ho sentito tante persone, no? Viverli e sentirli vivere dalla propria città, dai propri sacerdoti, dai propri vescovi, era sicuramente un po' di più come esserci, che non vederlo magari in una trasmissione da lontano, non so, da Roma o da Padre Pio o quant'altro, che certamente ha lo stesso valore per chi non può muoversi, ma ti fa sentire meno quella presenza tua come soggetto, come protagonista. Questo sicuramente l'ha dato. Io, e quindi anzi di questo, come ho detto più volte, ringrazio tutte le emittenti diciamo televisive di zone, tutte le persone, gli operatori, insomma chi si è prestato
a lavorare, a star dietro veramente a questa situazione che era nuova, in qualche modo inedita anche per voi giornalisti, cioè, perché certamente insomma, uno è abituato anche qualche volta a delle trasmissioni televisive di carattere religioso, però in maniera così intensa, non so, forse anche voi era la prima dire, penso, non lo so, questo sì, sì. Lo potreste dire voi. L'altro elemento è quello invece dell'uso in generale nell'annuncio del Vangelo e quindi nell'educazione alla fede dei mezzi cosiddetti dei mezzi di comunicazione in genere, del mezzo televisivo e non solo, del mezzo di internet, di tutto quello che li gira intorno, dei social. Che invece credo che siano una grande sfida per ridare, anche qui, per rimettere al centro i valori, cioè le cose importanti, perché il rischio, e questo lo vediamo, lo sappiamo, lo vediamo ogni giorno, l'abbiamo visto anche qui nella nostra piccola città di Siena, quanto l'uso dei social può essere anche negativizzante, cioè quanto di fatto catturi non solo i giovani ragazzi, ma anche i ragazzi, i ragazzini giovanissimi in un uso distorto, paradossalmente, strano a dirsi, ma bisogna dirlo, anche a volte un uso perverso di questi mezzi. Invece io credo che iniettare proprio, e quindi trasmettere, fare di tutto per fare un uso positivo di questi mezzi. Spesso mi chiedo se San Paolo, il grande annunciatore del Vangelo, fosse vissuto ai nostri tempi, mi chiedo come avrebbe utilizzato questi mezzi, in che forma, in che modo. Credo che avrebbe aperto una radio, una televisione, 50 canali social, nella mente di un comunicatore come lui non c'è dubbio che avrebbe fatto di tutto per. Diciamo, avesse avuto certi strumenti. La pagina Facebook di San Paolo. Assolutamente, di questo ne sono straconvinto, nonostante anche, cioè, con lui un po', non lo so, è indole personale, no? C'è qualcuno, perché è vero che è molto più legata al mondo giovanile, però ci sono tante persone adulte, anche di una certa età, no? A me fa sorridere le nonnine che vanno su Facebook, cioè mi sembra proprio una cosa dell'altro mondo, però effettivamente è così. Ripeto, magari è un'indole personale, io per esempio non è che usi un granché questi mezzi, mi rendo conto che è un limite, è vero che tutto non si può fare nella vita, però magari collegandosi, facendosi aiutare anche da chi li sa usare meglio e quindi da chi può mettere in moto determinati meccanismi che arrivino a dei ragazzi, senza dubbio anche i numeri ci hanno da questo punto di vista dato ragione, cioè voglio dire un incontro che tu potevi tenere con 30-40 persone o ragazzi o che siano, si arrivava nei calcoli che possono essere fatti a 200-300 persone, cioè, e questo già è un dato oggettivo, insomma, che in qualche modo non sostituisce l'incontro personale. Alcune cose non possono essere vissute in TV, cioè celebrazioni, cioè la partecipazione alla celebrazione è qualcosa in cui la mediazione corporea non è un accessorio, a meno che non sei impedito da una malattia o in questo caso, come è stato nei mesi passati, da quello che è di fatto è una malattia. Altre cose invece possono essere senz'altro utilizzate con questi mezzi, anzi che possono e devono essere sviluppati. E non si può non parlarne, oggi è il giorno dell'Assunta. E quindi ci saranno tutta una serie di celebrazioni, la parte religiosa giustamente e logicamente resta. Siena, come ha visto con la Madonna, che poi è una però in varie forme, la Madonna Assunta, la Madonna di Provenzano, insomma noi ne abbiamo varie, questo rapporto quasi carnale, è una di famiglia per noi, la trattiamo insomma come una che avessimo in casa, però insomma è una figura fondamentale, ecco, sia nella nostra vita sia nella nostra città. E quindi ecco, oggi è un giorno importante per questo, e è giusto celebrarlo come faremo, insomma. Assolutamente sì, anzi, un fatto simpatico di cui spesso mi chiedo il motivo, ma non so dirlo, forse c'è, per esempio, questo canto tradizionale che viene chiamato
popolarmente Te Deum, che invece è il canto alla Madonna, che è il Mater Grazie, cioè in cui non è il Te Deum, che è un'altra cosa, invece ha questo nome tale resta, non è che dici lo puoi cambiare, quasi come se veramente, non dico che per carità, non diciamo eresie che la Madonna è Dio, ma certamente è un punto di riferimento nodale nella vita e nella tradizione di tutte le persone che ci credono. La festa dell'Assunta, dunque, certamente è una festa che, pur vedendo promulgato il dogma, perché uno dei dogmi è l'ultimo dogma della Chiesa Cattolica, promulgato da Pio XII nel 1950, il 1 novembre, con appunto il testo, la Costituzione Apostolica che decretava questo, ma di fatto soprattutto nelle attribuzioni mariane, è una delle cose più antiche, e alla luce anche e soprattutto di raffigurazioni pittoriche, di raffigurazioni artistiche di vario genere, e come è vero, cioè il dogma non è l'invenzione di una nuova verità che va ad aggiungersi a quelle del cosiddetto, no? Come ci insegna il Catechismo, deposito della fede, ma è una verità che è già contenuta, solo che è rimasta nascosta, che non si è palesata in maniera così chiara, e che la Chiesa, nella sua, appunto, nella sua autorità magisteriale, può, alla luce di una serie di situazioni e caratteristiche, promulgare e quindi offrire alla fede dei cattolici come dogma. Di fatto la fede nell'assunzione di Maria, legata all'altro, chiamiamolo evento, che è quello della dormizione, tra l'altro la nostra vetrata, il nostro l'occhio, insomma il rosone di Duccio Boninsegna in Duomo raffigura proprio questo, cioè le fasi un po' di questo momento, la dormizione, l'assunzione, la gloria, cioè i tre passaggi dei quali Maria è protagonista e lo è nella tradizione da sempre, nella tradizione pittorica, nella tradizione anche liturgica, nelle preghiere. Quindi in questo senso la fede nella Maria Assunta è precedente al Duomo stesso, e quindi probabilmente quando il Duomo fu costruito o si iniziò a costruirlo, insomma, fu quasi automatico, spontaneo, cioè non c'è una motivazione particolare, ma è stato naturale dire offrirlo a lei, e a quel momento, a quell'atto conclusivo e inclusivo allo stesso tempo, che potremmo dire l'ultimo atto umano trattino divino della persona di Maria, cioè quel momento in cui lei entra nella gloria dei cieli. Quando si esprimono le verità della fede, alcune verità particolari è difficile anche descriverle con le parole, questo lo sappiamo, perché noi dobbiamo sempre usare, come si dice, questa analogia della fede, quindi un'analogia anche del linguaggio, per descrivere qualcosa che è difficilmente descrivibile, però di fatto è così. E quindi questo momento di Maria che viene assunta in cielo, l'ultimo atto, come dicevo, della sua vita terrena, diventa emblematico. E quindi oggi ci sarà, adesso tra poco, insomma, la celebrazione eucaristica, la messa solenne di Maria Assunta, con le caratteristiche, con i modi, insomma, che ben sappiamo, con i numeri, con le mascherine, con tutte queste necessarie situazioni che abbiamo messo in atto, e certamente insieme anche un po' la festa di Sant'Anzano, che lei citava già del 1 dicembre, però credo che sia proprio la festa un po' culmine, proprio perché è questo richiamo forte. Poi certamente Maria è venerata anche in altri contesti, scherzando e qualcuno mette in evidenza, no? È più importante quella di Provenzano, è più importante, ma per fortuna la Madonna è una, insomma, quindi, sì. E quindi non ci sono problemi tra i titoli e le attribuzioni, per cui Maria non litiga con se stessa, quindi possiamo tranquillamente venerarla, ognuno secondo le sue, come dire, la sua sensibilità, la sua spiritualità, e tutto questo ci fa capire come nel mondo, in fondo, ci sono tante tali di quelle attribuzioni mariane. Penso alle litanie lauretane, cioè che danno tanti di quegli aggettivi a Maria, per cui ognuno di quegli aggettivi corrisponde a un'esperienza, a qualcosa che si è vissuto, che chiaramente, insomma, ci fanno capire che veramente lei è un personaggio unico e certamente essenziale nella fede di ciascuno di noi, nella crescita
di ogni credente, di ogni persona, e credo in modo particolare anche nella vita di ogni senese che si mette nel giusto atteggiamento nei confronti della fede, magari anche chi ci crede un po' meno, no? Anche questo colpisce, veder cantare magari qualcuno che magari ti ha confidato, che crede poco o ha una fede, cantare a squarciagola questo, tra l'altro questo inno, che veramente non so se è proprio un modo di essere, deve essere gridato per forza, non lo so, ma lo vedo, ma anche i sacerdoti cantano in Mater Grazia che dicono, riescono le tonsille dalla bocca proprio, cioè, per cui dico, si vede che è proprio qualcosa che è talmente viscerale, probabilmente perché rappresenta quei momenti un po' di forte esaltazione, tipo la vittoria del Palio, sì, o cose del genere, per cui bisogna per forza di cose gridarlo, e quindi questo anche corrisponde un po'. È un'altra caratteristica unica di Siena, diciamo così. Non a caso le celebrazioni si chiudono con l'alto canto, Maria la tua Siena difendi, quindi comunque è Maria che con questo manto, l'abbiamo fatto anche in occasione della quarantena con l'offerta simbolica, certo un gesto simbolico, ci mancherebbe, delle chiavi della città alla Madonna, che è un modo che la città ha avuto sempre nei secoli per riconoscere questo ruolo che la Madonna ha, e di vederci sopra questo manto che in un qualche modo noi ci auguriamo ci protegga, ecco, per questo le dicevo che Siena ha questo rapporto quasi carnale con questa viscerale, con questa figura. Bene, io direi che possiamo chiudere qua la nostra lunga chiacchierata con Sua Eccellenza l'Arcivescovo Augusto Paolo Iudice, che ringraziamo per essere stato con noi quest'oggi, e oggi, come abbiamo detto, una giornata intensa, una giornata importante, quindi lo lasciamo ovviamente a tutti i suoi impegni. Quindi noi, Maura, adesso ci fermiamo per una piccolissima pausa e poi ci avviamo verso la conclusione del nostro format presente e passato. Grazie ancora all'Arcivescovo per essere stato con noi, grazie anche a voi, a tra pochissimo, sempre. Grazie a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori e auguri di buona festa. Bene, torniamo di nuovo in diretta per avviarci, come promesso, verso la conclusione anche per questo 15 agosto di presente e passato, Maura. Allora, anche oggi una giornata intensa, abbiamo avuto il nostro ospite che, insomma, con il quale abbiamo fatto, abbiamo anche scoperto qualcosa in più di personale, diciamo, il suo come si è approcciato a Siena, ci ha raccontato delle cose interessanti. Sì, poi è un personaggio, appunto, che si è saputo inserire nel nostro tessuto sociale, non solo diocesano ma anche cittadino, perché appunto, come lui stesso ha detto, Siena è una città molto, molto particolare, quindi ci ha dato dei grandi spunti di riflessione, anche nel suo modo ironico, hai visto come sa fare, come si sa presentare alla città, insomma, che non è da tutti. Io ricordo intanto i prossimi appuntamenti: alle 10 la diretta da Piazza del Campo con Voglia di Piazza, Dario, Sofia e Valentina con i loro ospiti, tutto questo fino alle 11:30, qualche minuto prima, perché poi lo spazio sarà proprio per le celebrazioni del Mangia, con la consegna del Mangia alla Sanità Senese, e che seguiremo ovviamente in diretta a partire dalle 11:30. Successivamente Massimo Bigliorzi con l'Estasi del Palio, come ci ha abituato in queste diciamo giorni all'ora di pranzo, tutto questo per arrivare poi a questa sera con Daniele Magrini e a Veglia nella sua ultima puntata insieme a Veronica Costa, visto che poi domani appunto chiuderemo con la nostra trasmissione questi 4 giorni di un palio che, insomma, ormai quest'anno è andata così, ma ora non c'è stato, però insomma noi spero che vi abbiamo tenuto compagnia nel modo giusto, proprio rievocando anche un po' il passato, che è stato un po' il nostro filo conduttore. Ci abbiamo provato, tanto anche questo palio che non c'è stato farà parte degli annali della storia del palio, e quindi appunto noi abbiamo cercato di farvi compagnia,
e come appunto in vari modi, in vari sistemi, parlando, conversando con gli ospiti e con i contributi di Massimo Biliorzi, che con il quale anche questa mattina chiuderemo la trasmissione. La clip di stamani è la messa del Fantino, forse l'avremmo dovuta mandare domani mattina, perché ci diceva appunto fuori onda l'arcivescovo che domani mattina ci ricordava che ci sarà alle 9.30 in Piazza del Campo la messa, che anche se non è quella canonica del Palio, della mattina del Palio, ma che potrebbe riservare qualche sorpresa, domani vedremo. E quindi la clip si intitola proprio la messa del Fantino. La traccia sotto è di un grande musicista, compositore di colonne sonore, che ci ha lasciato da poco, Ennio Morricone. Bene Mauro, noi ci troveremo di nuovo domattina con presente e passato, per adesso però ci salutiamo proprio con la clip di Massimo Biliorzi. Buona giornata. Buona giornata. Spiritus.
Questo programma è realizzato in collaborazione con Banca Monte dei Paschi di Siena, Pianigiani Rottani,